È un 42enne motociclista, l'ennesima vittima sulle strade salernitane. Questa volta l'incidente mortale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Ponte Cagnano, in località Pagliarone, nei pressi del supermercato MD. L'impatto violentissimo, per cause ancora in corso di accertamento, ha coinvolto una moto e un furgone, con lo sfortunato 42enne che, privo di casco, è stato scaraventato lontano dallo scontro, cadendo in modo rovinoso a terra e morendo praticamente sul colpo. Inutile l'intervento dei sanitari del 118, giunti in breve sul posto. Ferito anche il conducente del furgone, che però non è in pericolo di vita. Altro grave incidente si è registrato sulla Salerno-Reggio Calabria, all'altezza dello svincolo di Lago Negro Nord. Un camionista ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il guardrail. Antonio D'Amore, il conducente, 51 anni di Cava dei Tirreni, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo mentre il tir ha proseguito per diverse centinaia di metri il proprio percorso, colpendo una vettura. Il 51enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Potenza, dove però è spirato dopo qualche ora.